Nazionale a questo schieramento: Zenga, Bergomi, Massimo Paganini, Manicone, Ferri, Battistini, Orlando, Scialimov, Fontolan, Bergkamp e Sosa. Tutto sembra pronto per il secondo tempo. L'Inter è stata messa in difficoltà dal Borussia Dortmund, è ancora aperto il discorso qualificazione. Ricordo che l'Inter, dopo la vittoria per 3-1 ottenuta all'andata, si qualifica vincendo e pareggiando con qualunque punteggio, ma anche perdendo per 2-0. Peserebbe, in caso di 2-0 al passivo, il maggior numero di gol segnati in trasferta, appunto 3 in questo caso a favore dell'Inter. Ci sarà stata sicuramente una strigliata da parte di Giampiero Marini durante l'intervallo, che avrà richiamato i suoi uomini da una maggiore concentrazione. Intanto Pirot, l'arbitro belga, sorvola su un intervento che sembrava irregolare ai danni volevamo di Bergkamp. Volevamo salutare, scusa Gianni, il commissario tecnico Sacchi. Buonasera Rico. Ciao. Bella serata. Bella serata. Bella partita. Bella partita. Grazie e buon lavoro. A te Gianni. Più sintetici di così. Manicone. Fontolan. Cross di Fontolan, Bergkamp ha provato la conclusione al volo con il destro. Dennis Bergkamp. Ecco il cross di Fontolan, al volo Bergkamp. Ha cercato un gol difficilissimo. Soluzioni come queste ovviamente sono ampiamente alla portata di un campione come Dennis Bergkamp, che ripetiamo soprattutto nelle sfide di Coppa UEFA ha dato il meglio di sé in questa stagione con la maglia dell'Inter. Riken, destro, e a sorpresa il Borussia Dortmund si porta sul 2-0. Attenzione, 1 minuto e 45 secondi, proprio lui, Lars Riken, 17 anni, non ci ha pensato su due volte, ha lasciato partire un destro angolatissimo. E festa grande sugli spalti del Meazza occupati dai tifosi tedeschi. Zorc nel primo tempo, ora Riken, proprio in apertura di ripresa. Rivediamo la conclusione di Riken, battuto Zenga. Tiro imprendibile, lo rivediamo d'altra angolazione. Era anche leggermente coperto Zenga. Riken lasciato libero, ha portato il Borussia sul 2-0. Incredibile. Ora Reinhardt. Ha deviato Bergomi. Deve scuotersi la squadra di Marini. Fontolana deve aspettare perché era in posizione irregolare Bergkamp. Poi ha agganciato Schulz. Sarà grande battaglia agonistica ora tra Inter e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund presentatosi con una formazione sicuramente migliore rispetto a quella della gara di andata, molto più motivato, molto più convinto il Borussia Dortmund rispetto alla squadra milanese, che ora rischia. Lo 0-2 qualifica ancora l'Inter. La qualificazione sarebbe invece tedesca in caso di 3-0 per il Borussia Dortmund. Punizione per l'Inter, sulla palla c'è Sosa. 5 uomini in barriera. Per i tedeschi ora si stacca Zorc. Sosa. Proprio Zorc va a anticipare Battistini. Ha funzionato dunque finora per il Borussia Dortmund la scelta di Ottmar Hitzfeld di gettare nella mischia per questo return match dei quarti di finale della Coppa UEFA il giovanissimo Lars Riken, che lo ricorda uno studente. Intanto Orlando, intervento di Sammer. Dennis Bergkamp. Serve un suo guizzo, un suo colpo di classe
per ridare fiducia all'Inter. Protesta energica da parte di Poulsen, ma il guardaline ha segnalato il calcio d'angolo in favore dei nerazzurri. Compito ingrato per Sosa, proprio sotto le tribune occupate dai tifosi del Borussia Dortmund. C'è stato uno stacco da parte di Fontolane, di Battistini, rimessa da fondo campo. Ecco Sergio Battistini, trentenne, nato a Massa, 6 stagioni con il Milan, 5 con la maglia della Fiorentina. Zelic, Reuter, ora la partita potrebbe un po' cambiare dal punto di vista tattico, perché è vero che al Borussia serve ancora un gol, ma può giocare con più calma, valutando meglio le proprie iniziative, perché ci sono ancora 40 minuti a disposizione. Un eventuale gol dell'Inter garantirebbe intanto un'incursione di Poulsen, forse un intervento scorretto ai danni di Zenga. Un eventuale gol dell'Inter consentirebbe alla squadra di Marini di affrontare con più tranquillità questa seconda frazione di gioco. Ricordo che il 3-1 per il Borussia renderebbe indispensabili i tempi supplementari. Sul 2-0 per i tedeschi il rinvio di Zenga. Sammer sfiora Ricken, Manicone, poi Massimo Paganin, nettamente in vantaggio Zelic, molto comode le sue finte per ottenere la rimessa da fondo campo. Klos, ha scelto Schulz. Bergomi, Zorc, poi Ferri. Fontolan prende il tempo a Schmidt. Bergkamp, intervento di Poulsen, palla che è arrivata comunque a Shalimov. Deludente la prestazione di Shalimov nel corso del primo tempo. Vediamo ora cosa inventa il giocatore di Mosca. Shalimov per Bergkamp, attaccato da Zorc. Bergkamp, arriva anche Sammer, Marini ha consentito stasera a Bergkamp di giocare nella posizione che predilige, cioè a ridosso delle punte, che sono per l'occasione Sosa e Fontolan. Bergkamp può giostrare nella posizione di trequartista che tanto gli era cara ai tempi dell'Ajax. Intervento di Battistini che spazza in fallo laterale, anticipando Ricken, era in ritardo e ha colpito anche un po' Battistini. Non c'era comunque alcuna cattiveria nella scivolata di Ricken, che cercava soltanto di arrivare sulla palla. Ora Sammer, Ferri anticipa Chapuisat, Orlando, il Borussia con Poulsen, Schulz, Reinhardt, buona combinazione, Schulz, la scivolata di Ferri che interviene su Schulz e c'è cartellino giallo per Ferri. Ammonito Schulz nel primo tempo, ora Ferri, era in anticipo Schulz, Ferri ha fermato irregolarmente l'avversario intervenendo proprio sulle gambe del poderoso tedesco Michael Schulz, 32 anni, 1,94 m. Nazareno Balani che cura la regia, questa ripresa televisiva ci ha riproposto l'azione ai danni di Schulz. Intanto nel cerchio del centrocampo ha bisogno delle cure medico e massaggiatore Lars
Riken, un rendimento incredibile da parte di questo ragazzo, ripeto, 17 anni, frequenta una quarta classe del gymnasium di Dortmund e sembra ormai indispensabile la sostituzione di Riken. Rendimento eccezionale alla prima partita con la maglia da titolare, l'ultima partita della Bundesliga, è andato in gol, un gol importante, decisivo ai fini della vittoria sul Duisburg in campionato, e ora gol anche in Coppa UEFA, giunta in trasferta al Meazza. Sembra pronto Pochner, zoppica vistosamente Lars Riken e con il numero 15 Hitzfeld manda in campo Pochner. Gerhard Pochner ha giocato la gara d'andata. Pochner, questa sostituzione al decimo minuto della ripresa, intanto la punizione, anticipato Zenga, non controlla con precisione Schulz, poi Pochner d'esterno per Reinhardt, ecco il nuovo entrato che sbaglia, ne approfitta Manicone, recupera però Pochner, arriva Poulsen, cambia dall'altra parte dove c'è Reuter. Andata bene all'Inter, ma insiste il Borussia Dortmund, a vuoto Zenga, Pochner destro sopra la traversa. Soffrono moltissimo i tifosi dell'Inter. 11 minuti e mezzo, la conclusione di Pochner, entrato da pochi secondi, scavalcato Zenga che ha soltanto sfiorato, poi Orlando, Pochner da fuori area, Borussia vicinissimo al terzo gol. Ancora la conclusione del numero 15 del Borussia Dortmund. Intanto Sosa fermato da Zelic. Vediamo la decisione del direttore di gara. È giallo il cartellino. Protesta Battistini. Sosa era lanciato, lo ha fermato Zelic, non c'erano altri avversari, Sosa era ormai lanciato a rete, ci stava l'espulsione a mio modesto avviso, ammonito Zelic. Tutt'altro che convincente la direzione di gara di Michel Pirot, 38enne arbitro belga, che ha sbagliato più di una valutazione ai danni dell'una e dell'altra squadra. Soltanto una punizione per l'Inter con Sosa che ha saltato l'avversario. Graziato Zelic. Sulla palla Sosa e Bergkamp. Manicone in azione di disturbo sulla barriera tedesca. Servirebbe all'Inter una magia di Sosa. Destro, vicinissimo al bersaglio l'uruguaiano. Sinistro di Sosa, vicinissimo. Ha cercato l'angolo più lontano. Ecco la sua conclusione. Kloss comunque sulla traiettoria, sembrava più insidiosa dalla tribuna questa conclusione di Ruben Sosa. Ora il Borussia Dortmund, Pochner, Reinhardt, Chapuisat, controllo sinistro, Zenga. La sfida tra una squadra con il morale alle stelle, il Borussia Dortmund, un'altra in preda alla paura, l'Inter, che pure aveva due gol di vantaggio dopo la gara di andata. A questo punto l'Inter passerebbe in semifinale soltanto per la maggiore pesantezza dei gol segnati in trasferta,
Reinhardt, intervento di Fontolan, Bergkamp. Devono dare di più gli stranieri dell'Inter in questa occasione europea. Fermato per fuori gioco Sosa, che aveva aspettato il momento del lancio. Tanto rientra Shalimov, assai evanescente finora. Chapuisat, è in vantaggio Zenga. Quindicesimo minuto della ripresa, Internazionale 0, Borussia 2. Le firme sul risultato di Zorc e Ricken, poi sostituito da Poschner. Intanto si sta scaldando a bordo campo Berti. Eccolo inquadrato. Nicola Berti, la lunga assenza, l'infortunio, operazione al ginocchio, tutto sembra superato. Trattenuto Shalimov, intervento irregolare è stato di Zorc, punizione per l'Inter. Batte rapidamente Sosa, Fontolan, Sosa. Non è da meno in quanto a velocità Reuter. Borussia è una delle società calcistiche tedesche più antiche, fondato nel 1909. Ha vinto 3 campionati nazionali, 2 coppe di Germania, una coppa delle coppe, una supercoppa tedesca. Zelic, Poulsen, poi Reuter, a vuoto Sammer, ma c'è Poschner, Massimo Paganin, ingenuo, ne approfitta Poulsen. Dribbling a rientrare, stavolta la meglio Massimo Paganin, norma del vantaggio dopo l'intervento irregolare di Poulsen. Lancio di Fontolan, non si lascia scavalcare Zorc, poi Orlando, buon anticipo, palla per Bergkamp. Bergkamp, un movimento che gli è molto caro in diagonale, Bergkamp, palla sul destro, tiro, palo, ancora Bergkamp di sinistro, sul fondo. Finalmente, diranno i tifosi dell'Inter, uno spunto di Bergkamp all'altezza della sua classe. 17esimo minuto. Rivediamo, sbilancia due avversari, Schulz e Zelic, poi il destro battuto Klose, ma c'è il palo. D'altra angolazione. Con l'esterno del destro, uno splendido controllo, poi violenta la conclusione. Sfortunato Bergkamp. Un segnale comunque di reazione da parte dell'Inter. Ora Sammer va giù con l'intervento di Bergkamp. Punizione. Ottmar Hitzfeld in piedi. Eccolo inquadrato, il responsabile tecnico del Borussia Dortmund. Hitzfeld tedesco, ma con un passato importante dal punto di vista calcistico in Svizzera. Zorc concede libertà l'Inter a Reuter, che guadagna facilmente la tre quarti, poi ingaggia il duello in velocità con Massimo Paganin. Battistini, un rinvio un po' sporco, poi Massimo Paganin. Zorc, Shalimov, spinto forse Bergkamp da Schulz, c'è Shalimov, Shalimov solo contro quattro avversari. Shalimov alla fine stanco, facilita l'intervento di Reinhardt. Poschner, giocata morbida di Reinhardt per Poschner. Manicone, Battistini, senza badare molto alla precisione, allontana Battistini, poi Sammer, Ferri. Reuter ricomincia per il Borussia. Sammer, ancora Sammer, un rimpallo e per poco non c'è la beffa per l'Inter. Rimpallo sull'incursione di Sammer, è scaturito un raso terra insidioso. Rivediamo, prova l'anticipo Bergomi su Chapuisat, palla si ferma, poi Battistini, un tackle su Sammer a fil di palo.
era davvero difficile immaginare questa situazione di punteggio, questa difficoltà, a questo punto soprattutto psicologica per l'Inter. 20 minuti della ripresa, Inter 0, Borussia Dortmund 2. Schulz, Bergomi, ferma Chapuisat. Regolarmente, dice l'arbitro, concessa la rimessa laterale. Tra poco sarà il turno di Berti. Schulz, Bergomi, Sammer, Shalimov. Niente da fare per Poulsen ed è il momento della sostituzione nerazzurra, inquadrato Nicola Berti che prende il posto di un deludente Shalimov. Un boato saluta l'ingresso in campo di Berti, beniamino dei tifosi interisti. Nicola Berti, 27 anni, il prossimo 14 di aprile, sesta stagione con la maglia dell'Inter. Sammer, Bergomi direttamente in fallo laterale. È destino che l'Inter debba patire le rimonte delle squadre tedesche. Ricordavamo l'impresa del Bayern Monaco. Buon controllo di Manicone. Ed ecco Berti. La sua falcata. Lo insegue Sammer. Se ne libera Berti. Intercettato da Zelic, il suo lancio destinato a Bergkamp. Ora Zorc, Poulsen, da Poulsen al Reinhardt, passaggio di ritorno, Poulsen, poi Zenga. Reinhardt, Sammer, Zorc, Reinhardt, Sammer. Ed ecco il numero 2, una spinta nei confronti di Orlando, ha visto stavolta Perù. Sarà l'Inter a riprendere il gioco, indubbiamente con il recupero di Reinhardt. Il Borussia Dortmund ha guadagnato molto in quanto a capacità di spinta lungo la fascia sinistra, un Borussia Dortmund radicalmente diverso rispetto a quello sconfitto per 3-1 nella gara di andata. Reinhardt, Schmidt, Zelic, Poulsen nell'11 titolare, nonché Riken, quel Riken che finora incide pesantemente sul risultato con il gol segnato al primo minuto della ripresa. Punizione per il Borussia Dortmund. A terra Poschner. La grinta di Berti, stavolta al di là del regolamento. Giù Poschner, punizione per i tedeschi. Il termine Borussia sembra sia il frutto di una storpiatura del nome Prussia. Intanto la parata di Zenga sulla conclusione di Reinhardt. Una storpiatura secondo i dialetti della Germania nord-occidentale. Poschner, Berti recupera su Sammer, poi Sosa, finta il tiro con il sinistro, Bergkamp, le finte di Bergkamp che sbaglia. Poschner, Reinhardt,
si libera dell'olandese, cede a Schulz. Chapuisat. Su Chapuisat nell'occasione c'era Ferri, cerca di farsi giustizia da solo, incredibilmente Poulsen sotto gli occhi del direttore di gara che non dovrebbe tollerare questo atteggiamento. Cercava di guadagnare tempo Ferri. Poulsen ha indossato i panni del vendicatore, ha tollerato l'arbitro Pirot, che ora richiama, anche se non ufficialmente, Ferri, che ricordo è già stato ammonito. Minaccioso mi è sembrato un gesto del direttore di gara nei confronti di Ferri. Intanto rivediamo la prolungata iniziativa da parte di Poulsen. Anche Ferri certo si era fatto rispettare con un pugno minacciato più che altro. Reinhardt, Sammer, sbaglia il cross Sammer. Comunque un Borussia Dortmund che sembra ancora in grado di spendere dal punto di vista atletico. Certo in questi casi incide molto la situazione psicologica, che aggiunge energie e consente davvero di dare fondo a tutto quanto i giocatori hanno in corpo. Discorso opposto naturalmente per l'Inter, che peraltro affida a questa Coppa UEFA tutte le sue speranze di salvare la stagione. Berti, buon controllo da parte di Bergkamp. Berti di testa, scavalcato Sosa. Berti cerca di scuotere l'Inter. Parma e Fiorentina, anche nel passato calcistico di Berti, colpo di testa che non è né un passaggio né una conclusione a rete. Ora Bergomi segue a tutto campo Poulsen, intanto c'è un intervento di Bergkamp. 27esimo minuto. E c'è cartellino giallo anche per Bergkamp, ammonito. Inquadrato Bergkamp, qualcuno malignamente pensa che Bergkamp si stia risparmiando per dare il meglio di sé nei campionati del mondo che si giocheranno nella loro fase finale negli Stati Uniti. Intanto si è rialzato Schulz, è stato colpito da Bergkamp. Reuter, Sammer di prima per Chapuisat che non controlla, poi un intervento irregolare su Ferri che resta a terra, chiede aiuto, ha bisogno di soccorso Ferri. Non è d'accordo Pirot, che invita Ferri a rialzarsi. C'è punizione per l'Inter. Intanto Sammer non vuole evitare perdite di tempo, ha aiutato Ferri a rialzarsi. Molta sportività tra i due, meno male, ce n'è bisogno, gli animi si stavano un po' scaldando. Abbiamo rivisto l'intervento di Chapuisat su Ferri. Orlando, manicone, poi punito Orlando, non perde tempo Poulsen, di prima Poschner, con lo scatto di Reinhardt è un po' in vantaggio, Battistini ne approfitta. Poulsen, Sammer, ha alimentato costantemente il gioco a centrocampo del Borussia Dortmund, Sammer, cross di Reuter, calcio d'angolo per i tedeschi. Vincendo questa Coppa l'Inter potrebbe essere invitata dall'UEFA a difendere il trofeo nella prossima edizione, a meno che l'Inter non si guadagni il diritto alla partecipazione con il piazzamento
in campionato. Attualmente l'Inter è al settimo posto col Napoli. Le chance aumenterebbero, le chance UEFA, qualora il Parma rivincesse la Coppa delle Coppe e la Samp si aggiudicasse la Coppa Italia. Ma intanto bisogna fare i conti con il Borussia Dortmund. Berti ha respinto. Manicone. Al momento del passaggio a Bergkamp si è chiusa la difesa del Borussia Dortmund. A tutto campo sta giocando Berti. Un rinvio. Zelic. Poi Pochner in anticipo su Manicone, ma c'è Fontolan. Bergkamp. Gran numero di Bergkamp, scorrettezza di Reuter sulla tre quarti. Era stato splendido il tocco di Bergkamp. Il fallo di Reuter. Che rivediamo ancora. Riprese della squadra esterna 3 di Milano. La punizione di Sosa. Kloss. Soluzione centrale. Schulz, Manicone, Bergkamp, ancora Schulz, Fontolan, era in vantaggio Pochner, Fontolan ha mandato giù l'avversario, ora protesta Fontolan nei confronti del direttore di gara rischiando l'ammunizione. Intanto il Borussia Dortmund, Sammer, ancora Fontolan su Sammer, ecco Sammer, traversa, si salva l'Inter, Sammer, la disperazione di Sammer, eccolo inquadrato, ancora una percussione del Borussia Dortmund, ancora una sponda da parte di Chapuisat, Sammer stava per approfittarne, tiro fortissimo di sinistro, palla sulla traversa, Fontolan, Manicone, c'è da soffrire fino all'ultimo. Sosa, lo scatto di Bergkamp, lo ha visto Sosa, Bergkamp, poi Zelic, sinistro di Bergkamp. Emozioni che si susseguono. 32esimo minuto della ripresa. Rivediamo Sosa per Bergkamp. Fortunato nel contrasto con Zelic, poi tiro potente ma non preciso. Intanto Hitzfeld decide la seconda sostituzione e manda in campo col numero 14 Lothar Sippel, che prende il posto di Poulsen. Ecco Sippel al posto di Poulsen. Sippel fu decisivo ai fini della eliminazione della Roma nella precedente Coppa UEFA proprio ad opera del Borussia Dortmund. Segnò il gol qualificazione. Intanto a vuoto Berti, attenzione Borussia Dortmund che insiste, sempre più convinto, proprio il nuovo entrato Sippel di testa ha sbagliato dopo il cross di Pochner, era andato a vuoto Berti, Pochner ha dato un'occhiata, ha visto il compagno, lo ha pescato, ma Sippel ha sbagliato la deviazione. Qualificazione in bilico. Per ora è l'Inter ad andare in semifinale. Ferri. Pochner. Ha cambiato qualcosa dal punto di vista tattico dopo l'uscita di Riken, che ha caratteristiche più offensive rispetto a Pochner, che però ha dato manforte a un centrocampo che già ha speso molto. Ancora Pochner, buon controllo, finezza per Sammer, lo ferma Fontolan, Bergkamp velocissimo, arriva Massimo Paganin, Bergkamp prova a fare tutto da solo, si ferma e ora il passaggio è per Massimo Paganin contro Schulz. Paganin, Schulz si oppone, calcio d'angolo per l'Inter. Una situazione che forse poteva anche essere gestita diversamente dall'Inter in questa giocata di rimessa. Questa terra Schulz che ha allungato il piede destro al momento della conclusione di Massimo Paganin, che a sua volta non ha fatto complimenti
ecco il gigante Michael Schulz, 1,94 m. Tiro di Schulz. E poi il brutto gesto da parte di Massimo Paganin, che con il piede destro monta sopra la gamba di Schulz, la gamba destra. Poteva risparmiarci questa scena Massimo Paganin, scena colta abilmente dalle telecamere della squadra esterna 3 di Milano e dal regista Nazareno Balani. Pochner, Sammer, Reinhardt, Fontolano. Sosa temporeggia, velo di Manicone, Bergkamp, Manicone ha spazio davanti a sé, può approfittarne, Manicone, palla sul sinistro, è rete per l'Inter. 36esimo minuto della ripresa, Manicone ha avuto la sua chance, non ha fallito. Inter 1, Borussia Dortmund 2, e ora i tifosi nerazzurri possono liberare la propria gioia. Gran parte della paura è passata. Manicone, con l'assistenza di Bergkamp, sfondamento per vie centrali. È andata in barca stavolta la difesa del Borussia Dortmund, in ritardo il libero Zelic, Manicone, palla sul sinistro, battuto, Klos in uscita. Ancora il sinistro vincente di Manicone. Ed ora Marini manda in campo Totò Schillaci al posto di Ruben Sosa. Funzionato il contropiede dell'Inter, lascia il campo Sosa, entra in campo Totò Schillaci, rientrato a Parma dopo una lunga assenza in campionato. Mancava Schillaci dal 28 novembre, ora uno scampolo di partita anche in Coppa UEFA. Vediamo il Borussia Dortmund, Pochner, Massimo Paganin rinvia per la rimessa laterale da parte dei tedeschi, che hanno davvero fatto molta paura all'Inter. Ma attenzione, non è finita. Segnando il terzo gol, e sono autorizzati tutti gli scongiuri da parte dei tifosi dell'Inter, il Borussia Dortmund renderebbe indispensabili i tempi supplementari. Per ora la qualificazione è dalla parte dell'Inter. In semifinale in Coppa UEFA, Cagliari, Karlsruhe e Salisburgo. Il Karlsruhe ha eliminato il Boavista, che è stato castigatore della Lazio in questo torneo. Il rinvio di Zenga, ora ammutoliti i pur generosi tifosi del Borussia Dortmund. Intervento di Pochner su Berti, lascia giocare Pirot, non perde tempo in proteste Berti. L'Inter deve concentrarsi interamente sulla qualificazione. Solo in questa stagione il presidente Pellegrini ha investito circa 50 miliardi di lire per la causa nerazzurra. L'Inter non può permettersi il lusso di fermarsi a questo punto del suo cammino europeo. Reuter, Zelic. Era andato a chiudere su Bergkamp, Zelic ha così spianato la strada del gol a Manicone, che ne ha approfittato alla grande. Chapuisat, Reinhardt, Zorc, destro, Zenga. Zorc è andato in gol nel primo tempo. Abbiamo rivisto la parata di Zenga. Torniamo in diretta. Reuter, Zorc, Schmidt, anche lui in avanti, palla per Sippel,
È stato un intervento di Ferri su Sippel. Pirot, un arbitro che lascia molto giocare. Lo stesso Sippel recupera su Bergkamp. Kloss, in azione di pressing c'era soltanto Schillaci. L'Inter protegge questa sconfitta di misura che vale comunque la qualificazione alle semifinali della Coppa UEFA. Sammer, Reuter. Se n'è andato anche il 40° della ripresa. Inter 1, Borussia Dortmund 2. Sammer, Berti, Bergkamp, palla troppo alta per Schillaci. Schulz, Sammer, ancora Sammer, Reinhardt. Su Poschner c'è Berti che impedisce all'avversario di entrare in area di rigore. Calcio di punizione per il Borussia Dortmund, che è, intanto rivediamo l'intervento di Berti, che è la massima espressione sportiva del bacino della Ruhr. Intensissimi dal punto di vista agonistico sono i derby del Borussia Dortmund. Intanto la presa di Zeng con lo Schalke 04. Borussia Dortmund ha un bilancio negativo con le squadre italiane nelle coppe europee. Hanno battuto il Milan, l'Inter nella Coppa dei Campioni, poi vinta dai nerazzurri la stagione 63-64. Stesso discorso per quanto riguarda la Sampdoria, la Juventus nella doppia finale della scorsa stagione. L'unica squadra italiana eliminata dal Borussia è la Roma, proprio nei quarti di finale della precedente Coppa UEFA. Schulz, Bergomi ha fermato con molto mestiere Chapuisat, Reinhardt. Nessun avversario infastidisce Zinga. L'Inter ha tremato sul tiro di Sammer, che ha fatto tremare anche la traversa. Ma c'era stato un palo anche per l'Inter, non dimentichiamolo. Sammer, Bergomi su Chapuisat, colpito alla schiena, calcio di punizione per il Borussia Dortmund. Schulz, Orlando, Sammer impedisce il rinvio a Fontolan, Reinhardt. Cambia a beneficio di Reuter, sempre velocissimo Reuter. Zorc, Battistini, Zorc all'indietro per Poschner che scivola. Reinhardt, ricevuto da Schmidt. Reinhardt non supera lo sbarramento rappresentato da Orlando. Ora manicone, un gol di straordinaria importanza, un gol che vale il traguardo sportivo della semifinale, almeno finora, e vale molto anche dal punto di vista economico per le casse del club nerazzurro. Intanto siamo al 44°. Poschner, Zorc, Schulz, Massimo Paganin, Bergkamp di prima, ottima apertura per Schillaci, l'Inter in contropiede, 2 contro 2, velocissimo Schillaci, Schmidt su di lui, deve fermarsi Schillaci. Siamo in zona Cesarini, Inter 1, Borussia Dortmund 2. Manicone si libera contemporaneamente di Chapuisat e Sammer. C'è spazio per Massimo Paganin.
Schillaci, Manicone, Fontolan, fermato da Reuter, che poi ferma la palla con la mano. Mi è sembrato che l'arbitro non avesse ancora fischiato. Comunque Sammer, è la quarta sfida italo-tedesca in questo mese. Oltre alla gara d'andata ci sono i due confronti tra Milan e Werder Bremen, e in più lo ricordavano durante il primo tempo Civoli e Hansi Müller, mercoledì prossimo a Stoccarda la suggestiva amichevole fra Germania e Italia. Schulz, siamo già in zona recupero. Vitacco, Schillaci, poi Berti, Fontolan, Schillaci, suo sprint, anticipo di Zelic, Reuter, Reinhardt, Sammer, Bergkamp, come? Fontolan, Schillaci, fermato da Sammer, poi Manicone, Fontolan, ed ecco Bergkamp, posizione regolare, a tu per tu con Kloss, fuori Bergkamp, poteva pareggiare Dennis Bergkamp, scattato sul filo del fuorigioco, giudicata regolare la sua posizione, lo ha visto Fontolan, passaggio filtrante, intelligente, buon controllo di Bergkamp, quasi vibrava anche la telecamera, poi sull'uscita di Kloss ha cercato il gol di interno destro. Rivediamo l'azione dell'olandese, intanto siamo al 46esimo minuto e mezzo. Ultime speranze per il Borussia Dortmund. Fontolan, ancora a cercare Bergkamp. Bergkamp contro Schmidt, l'olandese per Schillaci. Palla sul destro, tiro di Schillaci. Sembrava inizialmente che Totò Schillaci volesse aspettare l'arrivo di qualche compagno, poi ha visto che era solo, ha provato da posizione centrale. La forza della disperazione in avanti, Reinhardt, ma allontana la palla Fontolan, passano i secondi, 2 minuti e 20 di recupero. Zelic fischia il pubblico di parte nerazzurra, vuole la conclusione della partita e viene accontentato dall'arbitro Michel Pirot. Pur soffrendo, l'Inter passa alle semifinali della Coppa UEFA. È stata sconfitta qui al Meazza per 2-1 dal Borussia Dortmund, ma aveva vinto al Westfalenstadion per 3-1. Ricordo i marcatori: al 38esimo del primo tempo Zorc, al primo della ripresa Ricken, poi al 36esimo Manicone, gol importantissimo. Linea a Marco Civoli. Allora, grazie Gianni. Dunque, il presidente Pellegrini ha abbandonato lo stadio alla fine del primo tempo. Noi siamo stati completamente stoppati dal delegato UEFA e quindi non possiamo entrare in campo. Stiamo cercando di capire se possiamo intervistare l'avvocato Prisco. Grazie avvocato, abbiamo detto che il presidente Pellegrini ha lasciato lo stadio alla fine del primo tempo, che il delegato UEFA ci ha stoppati e quindi tocca a lei commentare nei panni di chi vuole questa grande ulteriore sofferenza nerazzurra. Sì, grande ulteriore sofferenza, diciamo a lieto fine, nel senso che siamo riusciti miracolosamente a fare 2-1, ma insomma, diciamo, altro che ulcera al presidente, diciamo, avvocato. Il peggiore in campo è stato l'arbitro. Ecco, volevo arrivare al punto, ma speriamo ai mondiali di non avere arbitri della federazione belga. Un'ultimissima battuta, dobbiamo chiudere in semifinale con grande sofferenza. Domenica non le chiedo cosa succederà nel derby. Non lo so, io lo so ma non glielo dico. Ecco. Grazie avvocato, a te Gianni. Grazie Civoli, intanto una splendida immagine di sportività da parte dei tifosi del Borussia Dortmund, che hanno comunque applaudito i propri beniamini per una prestazione positiva. Ecco che recupera gli spogliatoi il capitano del Borussia Dortmund e rivediamo alcuni episodi salienti del match. Qui l'inserimento di Zorc,
che ruba il tempo a Battistini, forse con intervento a gamba tesa e mette la palla nel sacco. È stato il primo segnale di quella che sarebbe stata poi una sofferenza. Qui una conclusione, quella vincente da parte di Riken, che porta il punteggio sul 2-0, ma arriva poi al 36esimo della ripresa a percussione, inserimento centrale di Manicone, palla in rete. L'Inter è, come il Cagliari, come il Salisburgo e come il Karlsruhe, nelle semifinali della Coppa UEFA. Sull'esultanza di Manicone chiudiamo questa telecronaca dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. A tutti grazie per l'attenzione e a risentirci.